Attacca Vigor Lamezia Avellino, 21esima giornata del campionato nazionale di Serie D Girone. Attacca l'Avellino con Romano che ha ricevuto da Viscido. Il lancio di Romano in area di rigore per Maiella, la girata di Maiella tra le braccia di Maraghino. Ma se ne va Meola che sfugge a Tidei. Ancora Meola per Maiella che scatta sul filo del fuorigioco. Il tiro di Maiella respinto con i piedi da Maraghino. Romano carica e si usa dalla distanza, trova sulla sua strada il corpo di Occhipinti. Ancora Avellino avanti con lancio avanti per Romano. Attenzione Romano, tiro Romano, rete e la gol dell'Avellino. Si sblocca il risultato alla D'Ippolito con il gol di Gaetano Romano che è entrato in area di rigore dalla sinistra e con un preciso piatto destro ha castigato Maraghino al decimo minuto. Avellino in vantaggio al D'Ippolito di Lamezia Terme. Cross di Bonino Esposito, troppo arretrato per Maiella che corre il pallone. Ancora per Romano, attenzione a Romano, il contatto con Maraghino, finisce a terra l'attaccante bianco-verde, non c'è fallo per il direttore di gara. Azione dubbia in area di rigore, è arrivato prima sul pallone Romano che poi si è scontrato con Maraghino, non ha visto il fallo Fabbrini. Guarda che spiega in area di rigore con il colpo di testa bloccato a terra da Puzzo, ha trovato il tempo per l'inzuccata Occhipinti ma non si è fatto sorprendere a Puzzo. Lancio corto intercettato da Rega, occhio a Rega che però si vince il contrasto con Occhipinti. Romano Avellino avanti con l'inserimento di Di Santo, la cruce di Di Santo, rete, il gol dell'Avellino, Di Santo, il raddoppio dei lupi, la conclusione radente di Di Santo ha sorpreso Maraghino e l'Avellino trova in chiusura di primo tempo il 2-0. Conclusione a giro di Mangiapane, ci arriva a Puzzo che con un miracolo leva il pallone dall'incrocio e nega il gol del 2-1 alla Vigor. Rega puntati dei, è più veloce Rega, entra in rigore, cross di Rega, non ci arriva Maiella, Romano controlla la sfera, ancora Romano, finisce a terra, non c'è il rigore e arriva anche il cartellino giallo, il secondo della partita per Romano, espulso Gaetano Romano per il doppio cartellino giallo, decisione cervellotica del direttore di gara al sedicesimo della ripresa. Di Santo che ruba palla ad Occhipinti, Di Santo, tiro di Di Santo, palla fuori Viscido, può toccare corto per Di Santo, occhio a Di Santo, tiro di Di Santo, palla che viene respinta da Maraghino. Mangiapane, il cross in area di rigore con il pallone toccato verso Chiricò che batte verso Puzzo che respinge, si salva l'Avellino. Ancora una volta prodigioso Puzzo mentre scatta l'azione diversa l'Avellino con Di Santo, occhio a Di Santo, esce fuori Maraghino, Di Santo, il pallonetto di Di Santo, palla che si perde sul fondo, ha rischiato ancora una volta la squadra calabrese che ora si propone avanti con Chiricò che lascia sul posto Morino esposto. Ancora Chiricò, il tiro di Chiricò, palla in rete, il gol di Chiricò, il composto bastardo. Cross in area di rigore, mette fuori e libera a caso, palla raccolta da Chiricò, il tiro di Chiricò tra le braccia di Apuzzo. Se ne va Meola, appoggio per Biancone, occhio a Biancone, in area di rigore, Biancone, il tiro di Biancone che trova sulla sua strada la deviazione di un giocatore della Vigor, palla che termina sul fondo e in questo momento arriva il triplice fischio di chiusura di Fabbrini. Allo stadio di Ippolito l'Avellino batte la Vigor Lamezia per 2-1 nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Gaetano Romano. Quinta vittoria esterna della squadra biancoverde che si conferma squadra corsara del campionato.